Playoffs. Und sonst nichts. Ci mostreranno. E vediamo anche la partita che inizia con il primo ingaggio. Ingaggio vinto dal Fricomitato quando era già infortunato. E gli arriva, è proprio Guerra che va alla conclusione. Supera Diarné, mette dentro il tiro. L'occasione per Troy Josephs. Poi non riesce a mantenere il controllo. Ancora lo svedese, Raska sulla blu. Dave Suter respinge Koskinen. Attenzione perché il disco è lì. Poi c'è spazio per Patrick. Va in porta, non trattiene Berre. Poi ancora, attenzione a Daniel Carr. Dietro, un'altra conclusione, sul rebound, sempre Carr. Lugano che velocizza l'uscita dal proprio terzo, all'Atalo. Attenzione, sotto porta, Berra, Fazzini! E poi ancora Berra. Sotto porta, ci vediamo. Prima Lucas Klock, eccolo qui, poi manca il fisico, non riesce a prendere. E qua, wow! Scambia con Mirko Müller, Daniel Carr che poi apre dall'altra parte. Attenzione alla tiro, la conclusione! E non fa verso Diarné, un po' il contrattempo. E adesso avrà tantissimo spazio. Granlund, agghiaccio il finlandese, Granlund, il tiro, la parata di Regoberra in due tempi. Con Dufner, grande l'impatto da parte di Türkauf che ferma l'azione, però attenzione, Berra, a reagire e a togliere quel pack. Quello dell'1-0 poi intercetta Türkauf. Adesso arriva. Va a tirare, c'è la prima penalità della partita. Per poter uscire, non ci riesce. Anderson sulla blu, proprio lui che va al tiro, la parata di Koskinen, eccolo qui Rask. Starci un millesimo di secondo, qua attenzione però ancora la Friburgo che cerca di spingere ora. Sprunger verso Diarné davanti a Koskinen, poi Dave Suter anticipirsi, continuare a sfondare, a tentare di sfondare fino a che segni. Poi Morini qua, prova di Kruerti, il tiro, la rete, rete del Lugano, 1-0, Troy Josephs su un'invenzione di Giovanni Morini. Che si incuna in mezzo a due avversari, obbliga Berra a concedere il rebound, la respinta, e Troy Josephs segna l'1-0 e in power play. Sì, è vero, hai ragione, in power play, ma è una situazione quasi anormale da power play, perché effettivamente Morini prova a puntarsi sulla porta, cerca questo rebound, Josephs al posto giusto la può buttare dentro. Non era ancora piazzato veramente il power play del Lugano, ma come abbiamo detto non sono per forza i special team che devono per forza decidere la partita, ma è anche il gioco su 60 minuti, lo metterei quasi in quel reparto e non veramente in un gol di power play, anche se chiaramente ho segnato 4-5. E 4 minuti fa, esatto, Kanen, Gunderson, il tiro di Monte Koskinen, sta diventando una sfida, sta arrivando molto forte il Friburgo. Sprunger, occhio a Suter, ancora il tiro di Suter, deviato, ancora c'è spazio, Sprunger spara, Koskinen che prova infatti a spronare i suoi, l'energia arriva anche dalla corner, ma attenzione perché attacca ancora Jäger, fa tutto da solo, vai back a Jäger, Koskinen, altro ingaggio vinto dalla Friburgo, però Fazzini torna sul disco, mette dietro, il tiro di Morini, vicinissimo al 2-0. Attenzione, poi Bennett tocca per Granlund, attenzione, Granlund tira, rete, 2-0, il Lugano ha un soffio dai playoff, il Lugano incomincia a staccare il biglietto per Ginevra, per l'Everney, e lo fa ancora con Chris Bennett che va a toccare per Granlund, implacabile. Quante emozioni in questi ultimi due minuti, veramente un Friburgo che gli ultimi 10 ha fatto pressione e a togliere il portiere, chiaramente devi provare in tutti i modi a fare qualcosa, Granlund che chiaramente quando lo lasci andare che riesce a liberarsi. Wow! E va a segnare sotto la curva e poi va a festeggiare con Marco Müller.